Nonostante la condanna in secondo grado per corruzione, l'ex presidente del Brasile, Luiz Inácio Lula da Silva, è pronto a lanciare a febbraio la sua precandidatura alla presidenza della Repubblica. Condannato con l'accusa di corruzione e riciclaggio di denaro per un caso che riguarda la cessione di un appartamento tangente per gli appalti concessi al colosso energetico brasiliano dal suo partito, Lula con il 37% dei consensi è il candidato favorito. La legge brasiliana impedisce ad un condannato in secondo grado di candidarsi, da cui la decisione di ricorrere al Supremo Tribunale Federale, la cui sentenza dovrebbe essere emessa a settembre in vista delle elezioni di ottobre. Al secondo posto con il 16%, dopo l'ex presidente, segue l'attuale deputato di estrema destra Bolsonaro.